Parliamo oggi di Omega, marchio storico. Ci sarebbe tantissimo da raccontare sulla storia di Omega, che ovviamente affonda le radici 125 anni or so. La cosa però veramente più interessante è l'attualità di Omega, perché fra tutte le marche di orologeria, tante marche possono vantare veramente dei primati, storie incredibili che affondano le loro radici in un lungo passato. Ma fra tutte, Omega è quella che oggi sta riscrivendo la sua storia e la storia dell'orologeria in particolare, perché c'è una volontà precisa da parte del management Omega di puntare esclusivamente sulle meccaniche, esclusivamente sulla qualità. Quindi è veramente, posso affermare da appassionato, la migliore marca di orologeria sportiva oggi sul mercato sicuramente è Omega. Nella mia vetrina potete vedere un assortimento di modelli di due collezioni essenzialmente. Qui abbiamo una serie di orologi della linea Seamaster Acquaterra. È un orologio jolly, un orologio universale da poter utilizzare in tutte le situazioni. Un orologio elegante, ma nello stesso tempo con prestazioni da orologio super sportivo. Abbiamo una corona a vite con un'impermeabilità fino a 150 metri. E qui abbiamo due esemplari della collezione icona di questa marca, che è la collezione Speedmaster. I cronografi, che originariamente negli anni 50 nascevano come estensione della gamma Seamaster, cioè degli impermeabili, dei subacquei, che poi ebbero un successo tale e una personalità talmente forte da arrivare ad essere una collezione autonoma. In particolare mi piace mostrarvi più da vicino questo modello della collezione Speedmaster, e si tratta di un cronografo con due contatori e una spettacolare fase luna. Questo orologio viene chiamato Moon Phase. Si tratta di un movimento sublime, meccanico automatico con 70 ore di autonomia, una lavorazione straordinaria della meccanica, e la particolarità della fase luna del dataio completo, con una chicca, perché tutti sappiamo la storia dello Speedmaster più famoso, quello che viene chiamato Moonwatch, l'orologio che è stato indossato dagli astronauti sulla Luna. E qui Omega gioca con questa fantastica storia, perché sulla Luna, effigiata proprio sul disco delle fasi lunari, è visibile solamente con la lente di ingrandimento, ma nel punto esatto dell'allunaggio vi è la riproduzione dell'orma, dell'impronta lasciata dallo stivale di Neil Armstrong il 21 luglio del 1969. È veramente un orologio straordinario. E in una fase successiva vi voglio raccontare la storia dello Speedmaster Moonwatch.